Difficile snellire le pratiche che porteranno alla risoluzione dello stallo attuale riguardo ai lavori per lo stadio. Nonostante ci sia stata in questi giorni un'importante riunione con il sindaco di Giarre, l'ingegnere Leonardi e la presidenza gialloblu, la situazione sembra essere ancora ferma al punto di partenza. È da apprezzare l'interesse mostrato dagli organi comunali, che hanno abbracciato comunque un progetto costoso in un periodo difficile. Tuttavia l'ufficio tecnico ha passato in rassegna il piano dei lavori e ha mostrato qualche segno di insofferenza, perché dove ci sono norme di sicurezza ed iter da seguire, spesso vi troviamo anche una cattiva flessibilità, una difficoltà complessiva nell'adeguare il si dovrebbe dei disegni regolamentari con il si farà vero e proprio, commisurato al contesto di un campionato di eccellenza. L'obiettivo del presidente Di Martino è sempre stato quello di rendere l'impianto sportivo accessibile alle due tifoserie, insieme alla necessità di consegnare alle squadre spogliatoi più decorosi di quelli attuali. Non si è mai parlato di tornelli piuttosto che di altre diavolerie che, intendiamoci, fanno parte delle regole, ci mancherebbe, ma non rientrano nel minimo indispensabile di cui ha bisogno il club di Via Imperia. I tempi di sviluppo dell'operazione quindi si allungano e temiamo di dover continuare sulla falsariga di considerazioni di questo genere ancora per parecchie settimane.